giudizio non capo, non ti dice il giudizio. Aspetti che senti il giudizio, dammi un po' 5 anni. Tutto simulato, tutto virtuale. Qua mi dico delle medaglie, se non era per simulato, per me era. Questo era molto simulato però, eh? Senza lui, era un classico. Noi portavamo un pezzino molto più alto, allora non c'era la per cui avevamo 50 fotovelle. Sotto il giubbetto che era molto alto, era basso. Per cui anche se arrivava in pieno petto. E conoscendo lui, secondo me dopo una toga del genere era anche disposto a calarsi i pantaloni che si era fatti segni col pennarello, sicuramente. Simulazione di sangue. Però con questo cane adesso la facciamo. Allora, Orazio e Curiazio. Chiamiamo Tommaso. Maestro Tommaso Dentico, maestro di Cresce a Roma, che è il club campione d'Italia e lui è il direttore. Michele, stai vincendo 673 e tu stai perdendo a 662. Pronti? Bisogna scambiare. Abbiamo i giudici? Dobbiamo cambiare? No, va bene. Un minuto. Tanto loro accusano le scambiare. Non ci sono in Italia. Allora, dopo tocca a te con Castelli. L'attacco da destra. Puoi fare tocca. 1-0. Puoi fare prima. Pronto, ragazzi, un attimo la telecamera. A meno che no. No, la gamba Metarelli è giù, è dopo. Sulla preparazione, aspetta, tocca. Dobbiamo fare un applauso per questi ragazzi. Guarda. Pronti? A voi, questi giovanotti. Attacco, tocca, 2-1. Pronti? A voi. Il tempo. Parato, risposta, tocca, 2 pari. Pronti? A voi. Alto, l'attacco, tocca. Sinistra toccato, 3-2. Dito il mulungo, saluto. Complimenti bellissimi, Paola, ti prego di notare l'abbigliamento, pantalone di lino, sì, tipo Caprio Portofino. Sì, molto, molto Portofino, scarpa devo dire molto comoda, le scherme non la fai, può. Si può lanciare il maestro Chicca, un mesetto fa mi ha detto no guarda io proprio non ce la faccio, mi dolore tutto. 15 giorni fa mi manda messaggio, dicevo mi sto allenando come un pazzo e vengo. Benissimo, eccolo qua. Fatto fisioterapia intensiva. Tutti i giorni a fare fisioterapia. Odio da tutte le parti. Ah, è andato bello, insomma, è in forma, eh? Non si sentivano scivolie. Sì, non si sentivano scivolie, anzi, vogliamo anche con voi il nostro giudice. Maestro Tommaso Bentico. Maestro. Grazie. Adesso